Eccoci qua, amici, siamo in diretta. Ci ha raggiunto anche Davide Mascitelli, perfetto, lo salutiamo, visto che insomma anche un po' merito suo se siamo qua stasera. Saluto l'amica Barbara Bianchi che è un po' forse un po' ansiosa dell'inizio della puntata perché ha iniziato a commentare alle 20:46 quando l'inizio della puntata era alle 21, però va bene, uguale Barbara, anzi ti ringraziamo per essere così solerte, così vicina a noi. Presentiamo chiaramente io e Giovanni, stasera siamo diciamo un po' Buonasera a le padrone tutti. di casa, quindi e presentiamo due graditissimi ospiti che sono Laura Baccaro, psicologa e criminologa, e il giornalista Maurizio Corte, che in questi anni si sono grandemente occupati di questa vicenda, chi dal punto di vista diciamo mass mediatico, chi dal punto di vista invece professionale, e quindi stasera ci raccontano un po' quello che è stato l'esito del loro lavoro in questo libro molto interessante, che è appunto Il biondino della Spider Rossa, che è stato recentemente pubblicato e che non solo racconta la storia di questo brutale omicidio di questa ragazzina appena tredicenne, ma racconta anche quelli che sono un po' gli aspetti controversi di questa vicenda e che in qualche modo ne hanno anche un po' tenuto viva la memoria in tutti questi anni. Insomma, parliamo di un fatto del 71, fondamentalmente, quindi un fatto di ormai quasi 50 anni fa, anzi no, 50, 52 anni fa. 52 anni fa. Eh sì, 52 anni fa, è gli anni 70 che mi creano un certo shock, visto che anch'io appartengo Chissà a perché. quella quindi cerco sempre di alleggerire un po' il peso degli anni che passano. Quindi cominciamo subito, insomma, con questa vicenda. Noi, insomma, Giovanni ha preparato una presentazione che ora vi carico, ma però vorrei cominciare proprio dagli autori di questo libro. Insomma, come nasce la decisione di occuparsi di una vicenda così, per certi versi, lontana ancora, no? Nel tempo, figlia di un'epoca in cui, se vogliamo, le scienze forensi erano ancora un po', diciamo, nello stadio embrionale sotto tanti profili. Motivo per cui questa inchiesta ha risentito di alcune, diciamo così, incertezze, ecco, mettiamola in questo modo. Vicenda che si conclude, bene ribadirlo, dopo una soluzione in primo grado per questo, insomma, per l'imputato, il principale se non unico sospettato, che è appunto Bozzano, assolto in primo grado, condannato in appello all'ergastolo, sentenza poi confermata in Cassazione, quindi parliamo di una persona che comunque è stata condannata in via definitiva. Quindi chi è che vuole cominciare tra voi due a Io raccontare proprio la storia? lascerei la parola a Laura Baccaro, mi sembra doveroso. Prego. Ma comincia perché io vengo coinvolta per colpa di una studentessa in comune che avevamo io e Maurizio Corte. Io all'epoca insegnavo psicologia criminale e la studentessa mi chiede di seguire una tesi che stava svolgendo per la sua laurea in giornalismo e di aiutarla per occuparsi del caso di Milena Sutter. Ecco che io vengo coinvolta in questo caso, con la richiesta di aiutarla per scrivere un criminal profiling su Bozzano, e così conosco Maurizio Corte. E quindi io vengo un po' per competenza e poi dopo per curiosità e passione coinvolta in questa storia. E quindi adesso do la parola a Maurizio, che è lui. E un po' per colpa I nostri sua, amici ecco, se io sono qua. che ci stanno seguendo vogliono un po' riepilogare la storia. Ecco, magari raccontiamola. Chi era Milena Sutter e che cosa le succede fondamentalmente quel 6 maggio del 1971, insomma, il giorno in cui di lei si perdono le tracce e purtroppo verrà poi ritrovata qualche giorno dopo in mare davanti a Genova, cadavere. Quindi questa ragazzina chi era, insomma, a quale famiglia apparteneva e come mai poi si è arrivati a Bozzano, insomma. Sì, faccio allora il cronista in questo caso. È il 6 maggio, un giovedì, attenzione, giovedì 6 maggio 1971, Milena Sutter, figlia di un noto industriale della cera che tutti noi conoscevamo perché vedevamo la pubblicità a Carosello su Rai 1, esce dalla scuola a Svizzera, vicino alla stazione Brignoli, che conosce Genova, sa dov'è, è via Peschiera, esce di fretta, dicono le testimonianze, per andare a casa dove viene detto poi l'aspetta un insegnante per una lezione. Era in terza media, una scuola privata, e quindi deve prepararsi per gli esami. Sparisce nel nulla, non arriverà mai a casa. Il giorno dopo,
naturalmente i genitori si preoccupano e alle 9 di sera, intorno alle 21, vanno in questura a fare una denuncia di scomparsa insieme. Parliamo di una ragazzina di 13 anni nel 71, quindi proprio una bimba, cioè rispetto a una tredicenne attuale, è proprio una bambina proprio tranquilla, ingenua forse anche per certi versi, no? Era proprio un'epoca in cui davvero, insomma, era un'adolescenza dorata, quella di Milena, al riparo da pericoli o tentazioni. Era una ragazzina molto bella, molto, molto anche molto vistosa, perché aveva una fisicità anche abbastanza, insomma, evidente, ma sicuramente molto molto piccola psicologicamente, una bimba fondamentalmente, insomma. Sì, allora io nel libro contesto il chiamarla bambina, nel senso che intende come essere indifeso, che facilmente può essere preso fisicamente. Se poi lo guardiamo dal punto di vista psicologico, questo concordo. C'è da dire che Milena, persona di grande generosità d'animo, tra l'altro, e molto amata, aveva una grande fisicità, dimostrava 17-18 anni quando aveva trovato il corpo. Sì, era molto più grande fisicamente rispetto all'età che aveva, questo lo raccontano anche i vari testimoni, insomma, era una ragazzina che si faceva notare, ecco, insomma, sotto questo profilo. Sì, è importante la fisicità, perché indubbiamente è una persona forte, faceva 5 sport, e lei sparisce, la serie dei genitori, appunto, il padre insieme con l'avvocato vanno a fare la questura, e il giorno dopo arriva una telefonata a casa della famiglia della vittima che dice: se volete Milena viva, 50 milioni prima di volo a Corso Italia. Corso Italia costeggia il mare, a Genova, dalla zona verso il centro, da Ovviamente Settembre fino a Bocca d'Asse. È l'unica telefonata che arriva, che sicuramente viene fatta da qualcuno che sa che cosa, dov'è Milena, che cosa è accaduto, perché poi la domenica dopo verrà trovato lì, proprio che poi è un vaso, non è una nuvola, vicino a Bocca d'Asse, e viene trovato la borsa della scuola. Di Milena poi non c'è più traccia, e i giornali genovesi, compreso anche il capo della squadra mobile, Angelo Costa, tra l'altro eccellente investigatore, cominciano a porsi dei dubbi, perché il rapitore non manda più i soldi, sparisce, cioè non c'è più nulla. L'anno prima c'era stato un altro rapimento di un ragazzino molto giovane, il rapimento di Gadolla, che tornò a casa dopo il pagamento di un autoriscatto, quindi si ipotizzò che potesse trattarsi di una situazione simile, insomma, all'inizio. Insomma. Sì, perché l'ipotesi su cui si sono basati nella narrazione degli investigatori, e poi ripresa anche dai giornali, è che, considerata la serietà della ragazza, in non avere turbamenti di carattere sentimentale, così viene definita, così viene delineata, si pensa, è una famiglia particolarmente ricca, Sutter è un contribuente, insomma, indubbiamente di grande sostanza economica, si pensa al discorso del rapimento. Che cosa succede? Che il primo a dare la notizia, il primo è il Gazzettino della Liguria, che è il giornale radio della Liguria, ma il primo giornale è il Corriere Mercantile, che continuava il pomeriggio, che il venerdì stesso, il giorno dopo, quindi nell'edizione, dà la notizia del rapimento, dandolo proprio questa lettura, quella del rapimento, e parla di un biondiccio, dice esattamente biondiccio, che avrebbero visto, che hanno, dicono di aver visto, alcuni vicini di casa della famiglia Sutter. Da qui Lorenzo Bozzano, che è un giovane di 25 anni, per di giorno, con piccoli precedenti penali, ma figlio di una famiglia dell'alta borghesia genovese, imparentata con gli armatori Costa, si riconosce. Dice: ma sono io questo, no? Era poi soprannominato il biondino a spalla rossa, anche se è il motivo per cui mi sono occupato del caso, uno dei motivi non è né biondo, neppure magrolino, anzi è castano scuro ed è piuttosto robusto, e viene cercata questa spada rossa e viene individuata, perché la cercano nel quartiere dove è stato visto, nella zona di Albaro, zona in di Genova, e viene fermato nella notte tra il sabato 8 e domenica 9 maggio. Lui poi viene rilasciato il mercoledì, perché pensano giustamente gli inquirenti: se ha la ragazza nascosta qualche parte, muore di stenti, ovviamente. Poi il corpo di Milena Sutter viene trovato in mare esattamente 15 giorni dopo, sempre di giovedì, e sempre intorno alle 17, al largo di Priarugia, che è la spiaggia. La nostra amica Elena ci scrive: quindi si è partiti subito dall'ipotesi di rapimento a scopo di estorsione?
qualcuno la seguiva nei giorni precedenti. Il problema dei giorni precedenti nasce proprio da lì, cioè viene individuato proprio Bozzano perché diverse persone della scuola svizzera ne notano la presenza proprio davanti alla scuola, almeno questo è quello che in questi giorni ho letto documentandomi sul caso. Innanzitutto viene notato nei pressi della casa della vittima e lui giustificherà poi questa presenza dicendo che osservava le gambe di una cameriera, e questo è anche plausibile perché la ragazza, la cameriera, ha notato di essere osservata da Bozzano. Poi qualche giorno dopo escono delle testimonianze sull'altro fronte, quello di Via Peschiera, cioè dove c'è la scuola svizzera, e ci sono dei testimoni che dicono di aver visto la spider, di aver visto anche Lorenzo Bozzano, il quale Lorenzo Bozzano pensa bene, anzi male, di difendersi negando le soste in Via Peschiera, dicendo sì, una volta mi sono fermato perché l'auto era in panne, sì, passo di lì perché vado alla trattoria da Giovanni, ma non mi sono mai fermato. Solo con me, per la prima volta, nell'ottobre del 2010, al telefono, mi chiamò il giornale quando ero all'Arena di Verona, ammise che si era fermato davanti alla scuola svizzera. Perché, diceva, un motivo molto semplice, mi fermavo con la macchina sperando che qualche ragazza abboccasse. Tant'è che dalle testimonianze, io ho letto gli atti giudiziari, dalle testimonianze emerge che lui è stato notato dalle ragazze della scuola superiore, dei corsi superiori, non dalle ragazzine della classe di Milena. Comunque non viene creduta la sua versione sul fatto che era lì, insomma, per altri motivi, e anzi viene detto che lui si faceva notare, perché qual era il pittore che si fa notare? Lui viene giustificato dal giudice tutore, si fa notare perché così alla prima occasione fa salire Milena in auto, tant'è che è difficile come che la prenda di peso, dopodiché l'ha fatta salire con l'inganno e l'ha uccisa per chiedere. Sì, addirittura si ipotizzò che potesse avergli detto che c'era qualche problema con i suoi genitori, insomma, per convincerla, traendola in tutto questo profilo. L'ipotesi era comunque lei fosse salita volontariamente sull'auto, magari attirata da una trappola, però perché lui aveva rappresentato una situazione particolare, ma che difficilmente poteva averla presa in altro modo, insomma. Sì, con la forza assolutamente no. Però attenzione, in questa ipotesi, in questa ricostruzione sul fatto che con l'inganno, ce l'ho mai, e poi non fretta, eccetera, non tiene conto di come sono organizzate le strade attorno alla scuola svizzera, i sensi unici, per cui in una zona dove molto frequentata non sarebbe passata inosservata. Qualcuno l'avrebbe vista, mentre invece Milena sparisce nel nulla. Ma di Lorenzo Bozzano c'è davvero una cosa molto importante, che poi quando vanno a perquisire la sua stanza, lui vive dalla fitta camera, è sempre nella zona di Albaro, trovano un piano di rapimento. E quello un elemento, peraltro, che prevedeva tra le altre cose anche il fatto di far scomparire il mare. C'era proprio un'espressione che faceva riferimento al fatto di zavorrare un cadavere per farlo affondare. Affondare, c'era una parola chiave, affondare. Infatti la prima, lui, c'è un foglio, il retro di un volantino di uno yacht, dove c'è affondare, canale di calma fiera, c'è spazio, perché significa che volevo specificare, poi seppellire, murare. Lui mi ha spiegato, e l'ha detto poi anche agli atti giudiziari, che lui in una serata dell'8 marzo, dove aspettavano un incontro di pugilato nella notte insieme ad altre persone, dei giornalisti, avevano parlato del sequestro a Gadolla, a cui facevi riferimento prima, Sergio Gadolla, e lui ha detto: ma se dovessi rapire io, rapirei il bambino, lo ucciderei, così non ho problema di gestire l'ortaggio, posso rapirlo senza tanti problemi e poi chiedere il risultato. E quindi poi c'era anche un cronoprogramma che però non corrisponde esattamente a quello che è accaduto a Milena, dove scrive ore 8, ora X, e alle 19:30 ci dovrebbe essere la compagnia. Quando avrebbe dovuto fare le chiamate anche alla famiglia, insomma, in quell'elenco di attività c'era anche l'orario delle telefonate da effettuare alla famiglia per chiedere il riscatto. Peraltro Bozzano in quel periodo era messo abbastanza male economicamente, perché la famosa rivista di cui era l'editore non è praticamente mai partita, ma nel frattempo lui si era indebitato con stampatori, con tutta una serie di altre figure professionali, perché si era dedicato all'editoria ma con scarso successo, questa rivista si occupava proprio di diciamo nautica, perché lui era interessato a questa cosa. Ho quantificato il suo debito, non è che fossero così alti, era intorno ai 2.500 euro attuali, insomma, non è che fosse...
C'è da dire una cosa, perché sono andato a fondo in tutti quanti gli aspetti, grazie a un'analisi grafologica condotta dalle grafologhe dell'Istituto Grafologico Moretiano che hanno sede, fanno lezione qui a Verona, hanno lavorato sulla fotocopia, ma comunque hanno potuto determinare che affondare, seppellire, murare, quando le ha scritte Lorenzo Bozzano, era in stato di alterazione, non prendeva droghe, quindi le ha scritto da ubriaco. Possiamo dire che è strano la pittura che sia un piano di rapimento ubriaco. Comunque c'è anche questo. Però era, insomma, poi magari Laura qui ci aiuta, ma lui è una personalità abbastanza sgangherata sotto tanti aspetti, insomma, parlerei di un soggetto con tratti di personalità profondamente disarmonici sotto diversi profili, quello narcisistico sicuramente, insomma. Già la decisione di prendersi questa spider rossa era perché lui comunque questa aspirazione a fare una vita un po' al di sopra delle righe, certamente al di sopra di quello che poteva permettersi, era un po' un elemento che lo caratterizzava fortemente. Viene descritto come uno che, insomma, non particolarmente descritto in maniera favorevole. Dicevano che, anche qui non so se ha trovato riscontro questa voce, ma dicevano che passava la buona parte delle sue giornate bighellonando nei centri commerciali, posizionandosi sotto le scale mobili con lo specchietto per vedere, insomma, la biancheria intima di quelle che passavano magari indossando le gonne, e che era stato proprio ribattezzato da chi era, insomma, lavorava in questo centro commerciale, lo sporcaccione, insomma. Quindi era comunque un soggetto che non era proprio noto per essere il cugino furbo di Hannibal Lecter, ecco, per intendere. Permettimi di dire una cosa a questo proposito, perché se ci avessero beccato a guardare sotto le gambe delle donne che passano ai grandi magazzini, saremmo in tanti ad aver avuto la nomea di Bozzaro. Questo me l'ha detto un magistrato di lungo corso che ho intervistato, che ha più di 90 anni, che è stato quello che sollevò l'eccezione di costituzionalità sull'ergastolo a Verona negli anni 70. Ecco, va ricordato che Bozzaro è stato presentato dai giornali, anche sulle carte giudiziarie, basandosi su alcuni giudizi e su alcuni dettagli che, messi assieme, danno un certo tipo di profilo, ma poi lascio Laura Baccaro la figura di Lorenzo Bozzaro. Infatti vorremmo capire, quindi a un certo punto comunque sparisce, per dirlo ai nostri amici che ci seguono, scompare questa ragazzina di 13 anni, non se ne sa più nulla, arriva, mi pare di capire, una sola telefonata per ottenere il... C'è una seconda telefonata che potrebbe... Milioni, aveva chiesto 50 milioni alla famiglia Sutter, sì, 50 milioni, dopodiché non arriva più nessun'altra chiamata, diciamo, dai presunti sequestratori, e di lì praticamente a poco arrivano a lui, perché già domenica 9 fondamentalmente lui è già il principale sospettato, fondamentalmente, anche se poi viene arrestato e rilasciato una prima volta. E anche lì poi lui cambia look in maniera abbastanza repentina. Poi, dopo il ritrovamento del corpo della povera Milena, che poi lui viene arrestato, e a quel punto comincerà poi l'iter processuale. Ecco, Laura, che personalità aveva Bozzano, in base agli studi che hai fatto tu e che sono stati pubblicati in questo testo? Allora, confermo che non era proprio una persona organizzata e non era il cugino furbo, come si diceva prima, no? Assolutamente d'accordo. Lui non era in grado di organizzarsi, era un pasticcione su questo. Una persona sicuramente con degli aspetti di fragilità suoi, dovuti anche al rapporto con il padre, tant'è che noi vediamo che viene seguito dei servizi già da ragazzino, piccoli furtarelli, quindi un ragazzo che già da ragazzino lui si sentiva rifiutato dal padre, e con un rapporto conflittuale, che dire conflittuale è poco, con il padre, che lo considerava un disgraziato e già lo tacciava di devianza ancora quando era proprio un bambinello delle scuole elementari. Quindi lei conferma, dottoressa, che in pratica il padre è anche una delle persone che ha contribuito un pochino a delineare il profilo di questo Lorenzo Bozzano, perché dai racconti un po' letti si dice che comunque fu anche uno dei primi testimoni a dire che il figlio potenzialmente potesse avere una sorta di fissa, per dirla in maniera, diciamo, poco tecnica, per le ragazze. Parlava di
non so, no di denunce, ma era venuto a conoscenza di Palpatine un po' ossessivo con queste ragazze. Fu proprio il padre, o sbaglio? Lamentare sì, di questo è il padre che racconta ciò, però se noi andiamo a leggere i rapporti degli assistenti hanno conosciuto il padre, quindi degli assistenti dei servizi minorili che all'epoca conobbero il padre, dicono che il padre ha dei problemi di personalità, mentre non dicono questo di Lorenzo Bozzano. E quindi è il padre, no, che dice che fin dall'infanzia manifestava dei precoci, incontrollati impulsi sessuali. In realtà gli osservatori esterni, esperti, dicono che era il padre con problemi di personalità. Sarebbe proprio il tipico caso di un padre gravemente narcisista con un figlio che ovviamente non riesce ad adattarsi alle aspettative paterne, quindi in quanto tale viene rifiutato e fatto sentire inadeguato a ogni scelta. Quindi il fatto concordo. Che da essere inadeguato a essere anche disgustoso dal punto di vista sessuale, il passo è breve quando c'è un padre che ti considera in questo modo. Certo. Ma non solo, poi dopo in più c'era anche questo aspetto del mostrarsi con la macchina, no? Si diceva prima, ed era una famiglia della Genova Bene, che poi dopo dal punto di vista economico viene meno. Sì. E questo ha sempre pesato in Lorenzo, perché Lorenzo quando l'ho conosciuto io aveva un'educazione molto molto buona, modi signorili, ecco, però in realtà la famiglia non aveva una lira, no? Erano caduti rispetto alle possibilità economiche che avevano, però erano ancora attaccati a quel tipo di immagine sociale, quindi deve essere stato un pesantuccio quello di quella famiglia, insomma. Molto. Cercavano di mascherare il fatto che non c'erano più i soldi di un tempo e quel tenore di vita non era più sostenibile. Lui stesso si compra una Spider rossa, ma se la compra usata. Certo, poi dal punto di vista sessuale sembra che il padre avesse delle problematiche di tipo sessuale e non certo il figlio. Tant'è che se noi vediamo anche nella perizia psichiatrica che viene disposta nel 71, no? Quindi quando è detenuto in carcere, anche qua vediamo che i medici non riscontrano alcuna problematica di tipo psichiatrico e non rilevano psicopatologie e quindi è vero, dicono che c'è una ipervalutazione di se stesso, delle proprie azioni, delle sue capacità, questo sì. Una sovrappopolazione di sé compatibile con, diciamo, con una strutturazione narcisistica, probabilmente, insomma, sotto questo aspetto. Probabilmente sì. Io questo non riesco a dirlo con certezza, perché io poi vado a valutarlo dopo 40 anni di galera. Quindi, capito, con tutti i limiti, no, e le difficoltà di andare a indagare quanto era prima e quanto mi ha inciso, certo, una detenzione prolungata. La detenzione indubbiamente un po' la modificano la struttura della personalità. Ecco, scusate, se vi voglio dire una cosa importante a questo proposito. Io ho intervistato due volte il professor Andrea Ratta, che è neuropsichiatra, che fece la perizia, la controperizia psichiatrica su Bozzano. Sì. Tra l'altro mi disse che non fui neppure pagato, perché Bozzano non aveva i soldi per pagarlo, e mi ha detto che non aveva alcun tipo di perversione sessuale, chiamata come volete. Io gli dissi, ma era un personaggio fuori dalle righe, metto, guardi, che era assolutamente in linea con i ragazzi che ci sono adesso. Ha commesso alcune cose, ma quello che hanno raccontato i giornali, mi ha sottolineato, non corrispondeva in alcun modo. Quindi questo maniaco sessuale, diciamo, in giro per Genova non lo era fondamentalmente, perché così è stato descritto, diciamo, un po' costruito forse un po' da predatore sessuale per certi versi. Posso permettere, se Lorenzo Bozzano non aveva precedenti, diciamo, di denunce o segnalazioni relativamente a questioni di natura sessuale, non mi pare, insomma, che sia lui, allora, ha 15 anni.
aveva palpeggiato per strada e era durante ogni santi, era in vacanza all'istituto e aveva palpeggiato una ragazzina e aveva minacciato il genitore della ragazzina di fare causa e questo era stato raccontato dal padre e tutte le narrazioni del padre poi sono state riportate dai giornali anche da sì, ma sempre narrazioni del padre perché riscontri poi oggettivi sì. non è emerso, non ne abbiamo. Nonostante questo, io ho conosciuto molto bene Lorenzo Bodano, anche il giorno che è morto, ci siamo sentiti un'ora e mezza prima, nonostante questo io non l'ho mai sentito, anzi, per questo non racconto alcune cose che mi ha detto del padre, non ho mai sentito una parola di critica verso il padre, e neppure verso gli inquirenti, neppure verso i giudici che l'hanno condannato. Io ho conosciuto un Lorenzo Bodano che non corrispondeva in alcun modo a ciò che è stato narrato dai giornali, e non ha sicuramente finto, visto che l'ho conosciuto per 12 anni, quindi. Sì, ecco, non era una persona rancorosa, questo lo possiamo dire, e anche se io gli stavo molto antipatica, devo dire, io non mi sopportava. Non mi sopportava? No, non mi sopportava perché, no, ma me la proprio sì, capiva, perché io gli ho detto che era un pasticcione, appunto gli ho detto la sì. stessa cosa, insomma non gli ho proprio detto sei il fratello meno sveglio, però gli ho detto guarda, secondo me tu non hai le capacità organizzative, perché lui cominciava delle azioni, poi dopo a posteriori magari ci ragionava sopra, però non aveva una progettualità proprio lungimirante, possiamo dire, no? Veniva un po' preso dall'ansia, un po' dalle paure, figuriamoci, non aveva nessuna progettualità, proprio lo vediamo anche in tutti i lavori che lui non riesce a fare proprio per questa mancanza di capacità, molto intelligente però non pratico. Non era un problema di quoziente intellettivo, cioè lui era un quoziente normale, diciamo. Molto elevato il quoziente intellettivo, solo che lui si perdeva nei suoi sogni e nelle sue fantasie. E quindi io che gli ho detto questo, gli stavo antipatica, perché ha detto, cioè, insomma, sentirsi dire, lui era anche, sentiva molto il personaggio Bozzano rispetto all'uomo Bozzano, no? Perché dobbiamo anche distinguere questi due ambiti, e si è molto risentito, insomma, del fatto che io non lo considerassi capace. Questa identità, diciamo, di mostro assassino, passatemi il termine, no? Un po' in qualche modo lo rivestiva dal punto di vista della grandiosità di sé, cioè sono famoso per essere uno che ha fatto un omicidio terribile, cioè si è mai crogiolato in questa sua dimensione, perché lo vediamo in alcuni assassini gravi, l'abbiamo visto in Chiatti, essere il mostro era diventata l'esternazione del suo sé grandioso a livello narcisistico, quindi era una componente di sé che non ha mai rinnegato proprio perché in qualche modo era la parte di sé che riteneva quella più incisiva, no? Sotto questo aspetto, è anche più famosa. Lui questo no, guarda, non molto timido, anche molto molto timido, direi, molto molto discreto su questo, no? A questo proposito posso dirti che innanzitutto ha sempre avuto parole di grande rispetto verso la famiglia Sutter, anche il dolore di quella famiglia. Addirittura lui coltivava, io gli dicevo guarda che non è assolutamente il caso, coltivava il sogno di poter incontrare il fratello di Milena Sutter. E in un'intervista che gli feci nel 2017 in video a Porto Antico, prese una distinzione netta rispetto al per di giorno, alla vita inconcludente che aveva condotto fino a quando era caduto, anche poi è stato sospettato e poi indagato e poi incarcerato, insomma. Non l'ho mai sentito, anzi aveva molta amarezza sul fatto che ci fosse, io ho sentito anche alcune situazioni dove c'è stata una rappresentazione di lui dalla stampa che non corrispondeva assolutamente, anche su fatti specifici, a ciò che era molto amareggiato. Il giorno in cui muore, ci siamo sentiti un'ora e mezza prima, lui voleva andare a Genova, era già in libertà condizionale da un po' di mesi ed era molto abbattuto perché aveva chiesto a un B&B di poter andare, quando gli ha mandato i documenti ha detto no, guarda, non è gradito, non la vogliamo qua. Cioè a distanza di quanti anni dai fatti? 50. A distanza di 50 anni dai fatti, ancora a Genova il suo nome riecheggiava come quello di un mostro assassino, quindi un B&B addirittura gli è bastato guardare i documenti per riconoscerlo e addirittura rifiutare
la possibilità di alloggiare lì. Quindi, certo, era molto battuto quel giorno, me lo ricordo, in quei giorni. No, per rispondere a Giusy, no, lui non ha mai ammesso l'omicidio. E torniamo proprio alla storia. Quindi che succede? 15 giorni dopo, come giustamente ci dicevi tu, trovano il corpo di Milena in mare. Okay? E, questo, e qui accade una cosa molto importante. Accade una cosa molto importante. Viene trovato il corpo di Milena Sutter intorno alle 17 di giovedì 20 maggio, giorno dell'ascensione, che a quel tempo era festivo, e il giorno dopo sui giornali esce già l'esito dell'autopsia, sostanzialmente, che Milena Sutter è stata uccisa il giorno della sparizione e intorno il giorno della scomparsa, il 6 maggio, è anche il giorno dell'omicidio, secondo l'epoca della morte stimata, diciamo, dal medico legale. Sì, il fatto è che il medico legale lo stima, i giornali lo scrivono qualche ora dopo il ritrovamento del corpo. Esatto, perché velocità eccezionale questo medico legale. Sì, i cinque medici legali che ho sentito, il sesto è Francesco Introna, che fece una perizia nel 1980. Bene, credo uno dei medici legali migliori che abbia incontrato mai dal punto di vista professionale, quindi persona davvero eccezionale. Perché qui sul discorso, vedi, sul discorso che è importante che le persone lo sappiano, sul discorso medico legale c'è una partita fondamentale. Quando si parla di omicidio di Milena Sutter, beh, io posso dirvi che i medici legali, vi faccio anche i nomi, Francesco Introna, io ho letto la perizia, la fece a Bozzano nel 1983, io poi ho sentito i professori Domenico De Dele, Università di Studi di Verona, Gabriele Trenchi, medico legale di Verona, sì. Professor Tagliaro, Università di Studi Tagliaro, di Verona. Tagliaro ha anche lì un'altra autorità assoluta, insomma, lo conosco bene, persona. Ecco, veramente... Tagliaro mi ha detto questo non è un omicidio e altri e ha prospettato altre strade che qui non voglio però toccare. Daniele Rodriguez, Università di Studi di Parma, e Carlo Torre, a cui debbo... Ah, il professor Torre, caspita! Sì, è Torino, medicina legale, ho studiato con lui medicina legale, lo conosco bene. Ecco, ha 30 anni. Carlo Torre, molto gentilmente, ci siamo sentiti. È mancato recentemente, ma insomma l'ultima cosa che abbiamo fatto insieme è la strage di Erba. Per cui, esatto, mi aveva parlato proprio della strage di Erba, infatti ho seguito con molto interesse il tuo lavoro su questo, perché mi parlò poi lui di... Tra un po' avremo novità importanti. Insomma, però proprio lui mi ha dato l'idea della divisione che ho proposto a Laura tra verità storico-fattuale, verità scientifica, verità giudiziaria e verità mediatica. Tutti, adesso vi racconto una cosa importante, tutti che li ho sentiti separatamente, non li ho pagati, ovviamente, ma anzi, in nome della scienza, mi hanno donato il loro tempo, mi hanno detto... Per bene, non ci sono gli elementi per dire che è un omicidio. Tutti quanti propendevano per l'ipotesi di Francesco Introna, il quale avvalorava l'ipotesi del professor Giacomo Canepa, perito della difesa. Io però... Era il consulente di Bozzano? Chi? Giacomo Canepa? Canepa, sì. Io però ho cercato disperatamente qualcuno che difendesse la perizia di Franchini e Chiozza. Franchini, come il padre, medicina legale, mi è stato detto... Ho trovato due medici. Allora, un medico legale, di cui preferisco non fare il nome, mi ha detto, allievo di Franchini, mi ha detto, mi mandi le domande. Gli ho mandato, siamo nel 2014, importante l'anno, gli mando le domande, molto gentile, poi gli telefono e lui mi risponde, guardi Corte, io vado al mare, quando piove mi dedico alle sue domande. Il 2014 è stato l'anno più piovoso dal 1967. Questa è stata l'accoglienza. Ho sentito altri due professori, il professor Marco Politi e il professor Celesti, separatamente. Marco Politi è stato un lavorone, Maurizio. Certo, sì. Io ho cercato disperatamente. Loro, colpevolisti, tutte e due, separatamente, hanno provato per iscritto l'intervista, e Politi l'ha intervistato anche in video, mi hanno detto Milena Sutter è morta in conseguenza di altro reato. Perché loro, come anche... l'avvocato Biondi che ho intervistato, l'avvocato Gamalero che ho intervistato due volte anche in video, loro credevano, i colpevolisti credevano che gli sia morta tra le mani. Non è stato un omicidio volontario, ma è un parietario intenzionale. E che ho detto ai due medici legali, sia Celesti che Politi, ma dico, all'ergastolo un uomo per un omicidio parietario intenzionale, e loro mi hanno risposto con il latinorum, iudex peritus peritorum. Maurizio, io un attimo vorrei fare un attimo una riflessione, così ci seguono, perché vediamo un attimo la causa di morte ufficiale e l'orario, perché è una cosa che mi lascia un po' di perplessità, perché ci troviamo nel 1971. I nostri amici che ci seguono sempre sono anche diventati, diciamo, discretamente esperti anche su questi aspetti. Allora abbiamo una ragazza che sparisce il 6 maggio del 71,
realisticamente subito dopo la scuola, ok? Perché non torna a casa, aveva le ripetizioni con quello di tedesco, se non sbaglio, per cui aveva, o spagnolo, non ricordo, ok? Dopodiché sparisce, quindi 6 maggio 71, viene trovata 15 giorni dopo, quindi 2 giovedì dopo praticamente, quindi sì. E tutto questo periodo l'avrebbe trascorso in acqua, parrebbe di comprendere, giusto? Quindi sì, la salma era in condizioni devastate, perché insomma 14 giorni in acqua salata, possiamo immaginare che insomma fosse gravemente compromessa la salma, tant'è vero che la conoscono perché ha addosso ancora dei monili, fondamentalmente, che il padre riconosce, no? se non vado errato, quello che ho allora letto. A questo proposito posso dire, siccome ho visto la foto d'autopsia, il viso era scheletrizzato, ma la salma tutto sommato era in condizioni... Nonostante i 14 giorni sì, c'erano anche i collant poco smagliati, tanto per dire, la giacca integra, la camicetta integra, non aveva botte lividi, pur essendo stata trovata in una zona di Bocca d'Asse dove ci sono scogli, passano barche, tutto. Pare non c'erano. Sia così integra la salma. Comunque anche noi l'abbiamo pensato che è strano. Loro comunque questa salma avrebbe dovuto essere in acqua da 14 giorni, comunque nella ricostruzione ufficiale, cioè lo stesso giorno in cui muore il 6 maggio, lo stesso giorno finisce in acqua, cioè se ne disfa in acqua, okay? La pesantisce con questa famosa cintura che poi non troviamo più, e vabbè, quello magari lo spieghiamo meglio ai nostri amici. Viene poi esaminata, dicevamo in tempi record, mi pare di capire, e la causa di morte, almeno quello che si legge anche in documenti che parrebbero sufficientemente affidabili, è che è un meccanismo combinato di matrice asfittica tra strozzamento e soffocazione. Quindi qualcuno l'avrebbe posto una mano al collo e con l'altra l'avrebbe in qualche modo intasato gli orifizi respiratori. Questo è quello che si legge, diciamo, nei documenti ufficiali. È la causa di morte che riscontrano anche i medici legali che tu hai interpellato, diciamo, nella tua ricerca? No. Voglio specificare, scusa, una cosa, che sul viso non è possibile vedere nessuna traccia di mano, perché il viso è devastato dai pesci, per cui è una supposizione. Mentre c'è un segno di ematoma leggero sul collo, che però non sappiamo, cioè non è compatibile, non è stato spiegato. L'osso ioide era integro o era rotto? No, era integro, dicono. Io sono un trattamento a 13 anni, praticamente cartilagine, si rompe abbastanza facilmente, è una pressione. Una pressione per arrivare a uno strozzamento normalmente comporta la rottura almeno dei corpi ioide. Il punto fondamentale. Vedere il corpo è da una, sai, anche gli arti inferiori erano integri, i collante integri, mancavano anche i vestiti, non erano strappati, per dire, mancavano le scarpe, aveva dei laccetti sui polsi. Quindi è un po'... è proprio anomalo, non un po' anomalo, che un 14 strano, giorni in acqua sono 15 tantissimi giorni... per trovare una salma. Scusa, e poi non lo vede nessuno davanti a Bocca d'Asse, vogliamo parlarne? Poi considera che maggio l'acqua comincia a essere caldina, okay? Cioè, non fare il bagno astrattamente a maggio, cioè abbastanza caldo. Non l'ha vista nessuno. Curiosa questa cosa, obiettivamente. Il punto importante è il discorso dell'afferramento al collo. In udienza, tra l'altro i giornali hanno dato pochissimo spazio a un punto fondamentale, che è quello della parte medico-legale. In dibattimento, in primo grado, il professor Franchini è costretto a ammettere, davanti alla contestazione del professor Canepa, perito della difesa, che l'azione di strozzamento, dai segni che ha lasciato, che sono due segni qui che non hanno approfondito al collo, non è sufficiente, i segni non sono sufficienti per giustificare un'azione di strozzamento che conduca alla morte. Quindi l'ipotesi che Canepa fa, che anche lo stesso Francesco Introna sottolinea, andando a fondo, altro argomento importante è quello dell'ipostasi, di cui possiamo parlare dopo, e che tutti i professori che io ho intervistato, tutti quanti, credono alla versione della morte per asfissia, ma non d'azione meccanica violenta, e cioè per un arresto cardiaco.
Il professor Franco Tagliaro ipotizza, però permettetemi di non formularlo qui, andate a leggere l'intervista sul libro, perché è una cosa estremamente delicata. Lui, tossicologo, mi ha detto una cosa: non sono state fatte analisi tossicologiche degne neppure di quel tempo là. E secondo me cause di morte sono altre e ne indica. Cioè, ipotizza che possa aver assunto qualche sostanza e in seguito al quale sia deceduta? Che gliel'abbiano fatta assumere eventualmente. Sì, sì, senso, veramente. Questa come tossicologo, soprattutto lì sottolinea il fatto che non sono state fatte indagini approfondite sul piano tossicologico, neppure, naturalmente non con le tecniche di oggi, ma neppure con le tecniche di quel tempo. Neanche per quelli che erano gli strumenti dell'epoca, insomma, neanche per esatto. Quella, per e proprio Politi me l'ha confermato. Io ho intervistato, preferisco non citare il nome, ho chiamato al telefono il medico legale che ha fatto l'analisi tossicologica, mi sono sentito rispondere, io ho fatto una parte minore, non ho nulla da dire. E invece è una parte importante quella che aveva fatto. Beh, poteva essere indagata sicuramente in maniera più approfondita, visto che la dimensione asfittica non mi pare particolarmente rilevante, perché se lo ioide era integro, il volto comunque era scarnificato, quindi non si potevano più rilevare eventuali, diciamo, segni da compressione. E lo ioide è integro, obiettivamente. L'acqua nei polmoni non c'era, cioè la ragazza non è morta annegata, in acqua ci è arrivata già deceduta, quindi mi pare di capire che questa è una circostanza che era emersa. E quindi, insomma, la dimensione asfittica si fare... un po' ridotta, un po' sfumata, insomma. Altre due riflessioni in merito alle cause di morte, cioè in pratica la prima è quella che dicevo prima, perché mi pare che abbiano dato un range molto ristretto di morte, cioè addirittura da questa prima autopsia velocissima nel 1971 sono riusciti a capire che lei è morta un'ora dopo la scomparsa, cioè mi sembra una precisione, diciamo, un poco credibile, no? Da fare 52 anni fa, cioè ritrovata dopo due settimane, riuscire a identificare un range così ristretto mi sembra un po' strano. E altra cosa, mi pare aver capito che c'è stato un problema nel contenuto grassico, no? Hanno fatto un confronto rispetto a quello che lei aveva mangiato effettivamente quella volta a pranzo e poi quello che è stato ritrovato. Parrebbe non corrispondere, giusto? Diciamo. Allora, il professor Franco Tagliaro mi ha detto quello trovato nel corpo di Milena Sutter non è certamente l'ultimo pasto che lei ha fatto. Francesco Introna sottolinea il fatto che vi sono, questo l'aveva rilevato anche Pozzo Canepa, che nel contenuto gastrico vi erano, dalle analisi, vi erano dei resti di carne equina che non corrispondono, che non ci sono nel pasto. Però, per onestà intellettuale, però Roberto tu puoi dirci qualcosa in proposito, il professor De Leo mi dice attenzione perché potrebbe essere un falso positivo, un falso negativo, il fatto di rilevare dei resti di carne. Bisogna vedere che tipo di analisi sono state fatte sul contenuto grassico, perché cioè, il problema è capire fin quanto in là si sono spinti per stabilire ad esempio la provenienza del tipo di carne assunta. Esatto. Okay? Se c'erano i test dell'epoca, però bisogna capire se sono in grado di discriminare, che ne so, tra carne equina o carne bianca, fondamentalmente. Questo non lo so se all'epoca sinceramente si poteva fare. Oggi si può fare, ma non so sinceramente se all'epoca... Esatto, perché bisogna ritornare un attimino... A questo punto, non lo so. Questo è una cosa che dovrei informarmi, perché non ti so dire se all'epoca non ero ancora nata. Poi c'è un punto importante che tocca Introna nella sua perizia, che è quello dell'ipostasi. E tutti quanti i medici legali che ho consultato mi hanno detto il corpo è rimasto almeno 12, 14, forse anche 24 ore in posizione supina, in un ambiente temperato, e non è stato gettato in mare, come hanno detto. Questo è un dato sufficientemente affidabile, perché almeno 12 ore te lo do per certo, perché per poter rimanere lì dovevano essere almeno nella fase della fisicità relativa, se non assoluta, quindi ci vogliono almeno un range tra le 8 e le 12 ore, anche fino a 14-16, quindi vuol dire che non può essere stata gettata in mare immediatamente dopo la morte, altrimenti no, quel tipo di... Io tra l'altro, non tutti, ma spesso il 6 maggio mi sveglio al mattino alle 3 per vedere che luce c'è, e l'ho fatto anche a Genova, e se calcoliamo il tempo delle ipostasi, Lorenzo Bozzano avrebbe dovuto, in piena luce, buttare il corpo in mare, ma poi non tornano i conti col fatto che rientrasse, che dovesse fare la telefonata, su cui c'è molto da dire, tra l'altro, la famosa telefonata del rapitore, che io ho contestato, che contesto, perché non tornano i conti con gli orari. Spiegaci bene questo passaggio. Allora,
Mi sono sentito anche l'ironia di Giorgio Bubba, eccellente collega, che mi ha detto: tu sei l'unico al mondo che si va a preoccupare dell'ora della telefonata. Allora succede questo, che il giornale, il Corriere Mercantile, e per fortuna a Genova c'erano quattro quotidiani, gli altri giornali scrivono, e l'ANSA me l'ha confermato, e l'ha confermato perché ha fatto pubblicare sui giornali più d'Italia la notizia, che arriva la telefonata del rapitore, chiamiamolo così, 10:40 prima delle 11. In quel momento non può essere Lorenzo Buzzano, perché insieme con la sorella per una questione di lavoro di lei. Magicamente, e attenzione, tre giorni dopo, il questore di Genova, non uno qualsiasi, dice, conferma quell'orario, 10:30 e 10:40. Qualche giorno dopo non si capisce perché viene arretrata alle 9:34. Allora io che cosa ho fatto? Ho parlato con chi si occupava, allora poi è passato ad altro ufficio, di altro ministero, chi si occupava delle intercettazioni. Gli ho detto: senta, c'è qualcosa che non mi torna, che tra l'altro prima della telefonata il rapitore sbaglia numero, chiama il telefono del nonno che si chiamava Adolfo, che viene prima di Arturo nella rubrica del telefono. E io dico, questo per dirvi che aria tirava, dico a questo allora funzionario al numero 4 della squadra mobile, dico: senta, il rapitore sbaglia il numero, ci sono due telefonate, ma io agli atti giudiziari ne trovo una delle 9:34, lui mi fa: certo, le telefonate sono due. E perché agli atti ce n'è solo una? Perché la telefonata è una. Dico: non ho capito bene. Sì, la telefonata, è stato deciso, la telefonata è una, quindi la telefonata è una. Quindi praticamente, nonostante la smentita della realtà, quello che è stato tenuto buono è il numero, il 9:34, che è stato messo agli atti. Mentre invece, lo dicono i giornali genovesi e lo ribadiscono, le telefonate sono state due, prima ha chiamato il nonno e poi ha chiamato la famiglia Ciutta. La telefonata non è stata intercettata, non è stata registrata, mi sono spiegato per un guasto del geloso registratore che registrava, e comunque sono ritratto dalle 10:40 alle 9:34. Lascio a voi le giudizie. Allora, vorrei fare un attimo una cosa, così ci ricolleghiamo anche un attimino di nuovo a Bozzano e proprio il ritrovamento di Milena, no? Perché uno dei nostri amici faccio vedere ai nostri amici il libro, ok? Così intanto vedono. Questo è il testo che hanno scritto Laura e Maurizio, che contiene, oltre a quello che ci stanno raccontando stasera in maniera molto interessante e appassionante, anche tutta una serie di altre informazioni. Quindi mi sembra molto corretto, insomma, vi metto anche il link in chat, in modo tale che se volete potete andarlo a acquistare direttamente su IBS. Okay? Ci tengo a precisare, scusami Roberto, che io non sono innocentista, io non dico che Lorenzo Bozzano non è coinvolto. Quello che io posso dire sicuramente è che non ha avuto giuste indagini, non è vero che sono battute altre piste, loro dicono 16, non è vero, e che vi posso portare anche un esempio specifico qui perché mi piace andare al punto, non ha avuto un giusto processo in appello, e qui posso portare gli elementi se volete, e ha avuto una condanna, l'ergastolo, che, correggimi se sbaglio, non è ammissibile, quant'anche fosse stato coinvolto con un omicidio che non è un omicidio volontario. Neppure per... Diciamo che il vostro lavoro è andato un attimino in più in profondità, in vari aspetti, in varie valutazioni. Guarda, certo. Abbiamo Anna Di Mascio, che era la moglie di una persona che faceva parte della squadra mobile all'epoca, che lavorava per Angelo Costa, e il marito gli raccontò a lei la sera quando arrivarono, dopo aver trovato il cadavere, fu una cosa che li sconvolse tutti, nonostante fossero insomma professionisti che da molti anni si occupavano di omicidi, la vicenda di Milena li aveva colpiti particolarmente. Sì, beh, non c'è dubbio, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, che stiamo parlando ovviamente di indagini, come hai sottolineato anche tu, del 71, siamo di fronte a investigatori eccellenti, sia sul piano umano e etico che sul piano professionale. Noi guardiamo con gli occhi di oggi, con le conoscenze di oggi, le cose di ieri. Ovviamente io ho rilevato alcune cose che sono negate di fatto, perché seguendo l'insegnamento del professor Torre mi ha detto verità storico-fattuale, verità scientifica, verità giudiziaria, verità mediale. Anche perché si è parlato di processo indiziario, proprio per questo mi vorrei ricollegare una cosa indiziario, che è stato uno degli elementi, diciamo, cardine per poi ricollegare il ritrovamento proprio di Milena a Bozzano, no? Che è questa famosa cintura utilizzata come zavorra, no? Come per far da peso e far, diciamo, arrivare sul fondo Milena, perché lui, confermante che era, diciamo, appassionato di pesca subacquea o qualcosa del genere, che quindi potenzialmente poteva avere una cintura del genere, ci sono stati anche dei lunghi dibattiti in merito alla cintura, se fosse di proprietà o meno
di Bozzano, no? Sono andati a vedere i pesetti, la cintura, se avesse lo stesso tipo di taglio, perché lui aveva, diciamo, il vizio di tagliare, da quel che ho capito, una parte di questa cintura per renderla un pochino più stretta. Sono andati a vedere le fatture d'acquisto perché era una cintura della Cressy Sub, no? Mi pare, sì, di aver capito che è una marca. E quindi, diciamo, poteva ricollegare poi, ovviamente, questo aneddoto al ritrovamento di Milena, no? Che quindi dico, ci sono le testimonianze di queste persone, c'è il piano di rapimento, c'è la cintura, sono tutte casualità. Fondamentalmente questa è la base per qualsiasi tipo di processo indiziario. E infatti volevo chiedere sia a Laura che a Maurizio, ma quindi, insomma, lui viene arrestato, viene, insomma, messo in misura cautelare, fa il processo in carcere, viene assolto in primo grado per insufficienza di prove. Sì. Che cosa è cambiato in appello? Perché non mi pare che sia, insomma, gli elementi erano sempre quelli fondamentalmente, no? Del primo grado. Chi mi vuole rispondere? Io ho intervistato poi, sì, scusate, insomma, è amica nostra questa domanda, di un caso drammatico ovviamente. Io ho intervistato anche il giudice Alatere, che è morto, Guido Zavallone, che è morto qualche anno fa, nel processo di primo grado. Naturalmente, con i dovuti limiti del segreto professionale, mi ha detto: guardi, noi abbiamo giudicato sui dati di fatto noi abbiamo assolto. C'è da dire, attenzione, che Bozzano è stato assolto per il rotto della cuffia, perché dei giudici sommati, giudici popolari con i togati erano pari, ma il presidente pareva, non so se è ancora così, il doppio, e quindi è stato assolto. Quindi una soluzione proprio giocata sul rotto della cuffia, fondamentalmente. Esatto. In appello, infatti, la Corte Assise d'Appello andò dritta per dritta e lo condannò all'ergastolo. Quindi confermò tutto quello che era l'impianto accusatorio di matrice indiziaria, ma secondo i giudici, diciamo, di seconde cure, fondamentalmente quegli elementi erano più che sufficienti per mandarlo all'ergastolo, sentenza che poi la Cassazione confermò, mi pare, proprio nel 76, fondamentalmente. Quindi da lì lui diventa il mostro di Genova, insieme a Minghella. Ricordano di lui, cioè bilancia Minghella e Bozzano a Genova come, diciamo, il processo d'appello. Ho qualche cosa da dire importante. Allora, non so se c'era quel tempo, se lo ricorda, dopo la presentazione del caso da parte del giudice Alatere, uno dei due avvocati di Bozzano, uno era l'avvocato Grammatica, l'altro era l'avvocato Consoli della provincia di Brescia, sì. Consoli si toglie la toga in aula per protesta, legge anche che arrivando sulla Costituzione, per protesta, dicendo: lei non ha fatto un'esposizione del caso, ma ha fatto una requisitoria. Bozzano aveva cercato per due volte, senza ottenere risultato, di ricusare il presidente della Corte d'Assise d'Appello, Beniamino Vivita, il quale, davanti a testimoni autorevoli, aveva dichiarato: io diventerò presidente della Corte d'Assise d'Appello e farò condannare Lorenzo Bozzano. Io, da un giornalista che non c'è più, ho ricevuto questa confidenza, sì, off the record, che però è annotata. Mi ha detto: sono andato, sentite, dal presidente della Corte d'Assise d'Appello, gli ho detto: guardi, dottor De Vita, che lei non deve sentire i testimoni in quest'ordine, gli deve sentire in questo, altrimenti non si capisce la colpevolezza di Bozzano. Ora, un giornalista che va dal presidente della Corte d'Assise d'Appello a dirgli come condurre il processo, sicuramente non ci ha dato nessuna iniziativa, e non viene sbattuto fuori, ma viene ascoltato, mi preoccupa come cittadino, obiettivamente. Per cui io, da quello che ho raccolto, e su questo ci sarà da scrivere e da riflettere, e da quello che ho toccato con mano, per quanto mi riguarda, il giudizio in appello, che ha giudicato sulle stesse carte, e come è stato organizzato, e tutto quello che ho saputo, mi scandalizza, mi lascia sterrefatto. Non so come ha spiegato a voi, perché ci avete parlato, non so se magari siete entrati nel merito, ma immagino di sì, come ha spiegato a voi questi famosi biglietti che gli hanno trovato? Perché quelli sono stati abbastanza pesanti nella lettura complessiva della situazione. Cioè, perché una persona estranea a un fatto di questa gravità si scrive degli appunti così grotteschi? Cioè, su un presunto rapimento. Perché lui era così. Perché lui era così, era una persona abbastanza al limite, perché, cioè, io non mi sognerei mai di scrivere una roba del genere, a meno che non piacesse. Infatti, era molto ingenuo, e in più era un ansioso, e in più lui, per difendersi e per proteggersi,
a volte raccontava menzogne e balle insostenibili, negando la realtà come quella delle fermate che si fermava davanti alla scuola. Veniva intrappolato a volte in queste narrazioni. Questo, il fatto che mentisse per, anche in maniera un po' sgangherata, diciamo, per proteggersi rispetto a certe situazioni, tutto sommato lo ritengo comprensibile per certi aspetti. Certo. Quello che faccio fatica un po' a spiegarmi è perché tu, in un momento in cui non c'entra niente, nessuno ti è addosso, ti metti a scrivere della roba del genere. Lui è un ansioso e quindi lui temeva di perdersi anche le cose, di perdere l'ordine, aveva bisogno per sicurezza sua di fare questo. Dare, cioè scrivere. Vabbè, lì è sì. Un po' curiosa. Ho un carteggio, Roberto, ha un carteggio che ha alto una spanna con Lorenzo Bozzano. Lui scriveva anche durante il processo. Il primo che la in appello ha pensato bene di non presentarsi facendosi ricoverare in ospedale. Ma lui scriveva minuziosamente. Scriveva, continuava a scrivere, tanto scriveva benissimo. Ma che scrivesse, ripeto, mi sta bene, cioè che potesse anche scrivere delle cose che stavano un po' campate per aria anche. Però sono poche parole, ma estremamente contestuali rispetto poi al delitto Sutter. Quella lì è una roba che non faccio fatica a pensare che chi si è trovati davanti questi biglietti abbia fatto un salto sulla sedia, obiettivamente, no? Perché, cioè, lui come li ha spiegati? Perché ha scritto quelle specifiche parole? Perché c'era una sorta di elenco che sembra davvero l'elenco, una checklist del rapitore, no? Se lui come spiega queste cose? Lui la spiega che era con amici e che aveva bevuto. E quindi ha scritto, nella sua mente, cioè per il suo modo di essere, lui aveva bisogno di darsi un ordine. È un uomo molto ordinato in tutto, non avrebbe scritto a caso su un foglio delle parole senza un ordine logico. Perché faceva anche la lista della spesa così, capito? Ma il problema che non è la lista della spesa, è la lista di un rapimento, cioè le fasi di un sequestro. E sì, ma lui nel momento in cui parla con gli amici, lui si dà un ordine perché lui così ha bisogno di averlo. Non anche è perché poi che questa cosa a caso, capito? Lui è anche perché questa cosa è stata collegata all'avvistamento che fecero su, penso, un promontorio, un monte, Montefasce, dicono, no? Quindi il fatto di seppellire forse abbia provato. Non so, mi pare di aver capito se una zona alta, no? Dove è boschiva, forse fasce, e quindi lui è stato avvistato in quella zona e loro poi ricollegavano questo seppellire forse come un tentativo di occultamento di cadaveri in quelle zone lì, poi non riuscito, mi pare di aver letto, che diciamo una delle letture fu questa da parte degli inquirenti, diciamo. Io, Giovanni, ho il sospetto che partendo da seppellire sia nato l'indizio di Montefasce. 930.000, 950.000 genovesi, se ricordo bene, c'erano a quel tempo a Genova, più della metà erano donne. Le due che vedono la Spider quel pomeriggio, e uno vede anche lui, conoscono Lorenzo Bozzano. È una cosa incredibile. E tra l'altro, una delle due, lo scrivo nel libro, era abituata proprio di menzogne a mentire. Anzi, proprio quella che dice di averlo visto, nel 96 telefono in diretta a Sandro Curzi e tessere lodi, una cosa incredibile, di Lorenzo Bozzano. E la stessa, l'ho trovato in un autocarico che ho comprato, usato di quel tempo là, Gente Oggi, mi pare, dove dice, ma quando ho letto che Bozzano è un maniaco sessuale, ma io l'ho conosciuto, non aveva nessuna caratteristica, è sempre la stessa donna. È incredibile che due donne che conoscono lui vedono la Spider e lui su Montefasce, insomma, mi fa... Allora, poi c'è da dire che in questa storia di testimoni attendibili restano pochi. Allora, prego. Ho letto, poi non so se sia una bufala, però ho letto che sul Monte Fasce avevano trovato una fossa scavata. Sì, una fossa di pietralisco di uno che aveva mai lavorato in vita sua, che scava metà fossa, en plein air, vista dal mondo, una fossa che a 200 metri da dove poteva lasciare la Spider, perché la Spider, ricordiamoci, un Alfa Romeo alla coppa bassa e dopo 5 metri avrebbe rotto la coppa dell'olio, si sarebbe dovuto portare il corpo in spalle per portarlo fin là. E cosa fa sto qua, dove non ci sono segni sulle sue mani di dell'uso del piccone, del barile? Cosa avrebbe fatto? Scava un pezzo di fossa e poi si accorge che non serve. È una ricostruzione che secondo me... Sì, torniamo però al famoso biglietto, quello lì credo che abbia avuto un peso... Sì,
questa storia. Ci chiedono se gli amici fossero a conoscenza. Diciamo che, allora, in questa storia ci sono tanti testimoni che appaiono dapprima attendibili, poi spieghiamo, e poi all'improvviso, diciamo, ritrattano un pochino quello che dicono. Alcuni sono proprio gli amici che avrebbero fatto questa sorta di gioco in una serata goliardica, bevendo un po', facendo una sorta di cosa avresti fatto nel caso di rapimento. Mi pare che sia giustificata un pochino così. Ma altri testimoni sono quelli lì che frequentavano questo centro per i sub, mi pare di aver capito. Perché, proprio ritornando un attimino al discorso della cintura, Lorenzo Bozzano disse che lui aveva venduto delle cinture ad un'assa. Quest'assa inizialmente fu negata, ok, in questo centro. E quindi era impossibile che lui avesse venduto questo attrezzo per l'immersione. Ma poi ci fu uno degli altri iscritti a questo club, mi pare di aver capito, che in quel momento in cui c'erano, diciamo, gli interrogatori, diciamo, sit volontari varie, era fuori, era all'estero. Quando ritorna, in realtà, questo smentisce le testimonianze degli altri, cioè che in realtà l'assa c'è stata sia ufficiale che in maniera non ufficiale, diciamo, fatta fuori, e che quindi in realtà questo Lorenzo Bozzano delle attrezzature le aveva vendute all'epoca. Quindi anche qui, diciamo, c'è una serie di testimoni che... Perché trovarono l'attrezzatura da sub, ma non trovarono la cinta, diciamo, con i pesi. Quindi da lì sostennero che non la trovavano perché era quella utilizzata per appesantire il corpo di Milena per poterlo far andare a fondo. Sì. Sempre in virtù del però famoso... è anche vero che la cintura da sub di Lorenzo Bozzano era nuova di trinca, come si dice, e mentre invece quella che è stata trovata... Poi il circolo di cui parli domani è il circolo sub di Bogliacco. Poi interviene sul secolo XIX, quando viene trovato il corpo di Milena, interviene un sub, non so se prende di quale circolo, non del circolo sub, il quale dice che a Genova le cinture da sub sono parecchio diffuse. E quindi, voglio dire... Ci fu un aneddoto che poi fu smentito, perché mi pare che Lorenzo Bozzano avesse, diciamo, questa sorta di passione, che lui colorava un po', adesso non so come si chiamano, queste zavorre, questi pesetti, tipo di una specie di vernice rosso-arancione. In realtà inizialmente si vide che i pesetti che erano stati attaccati, appunto, purtroppo al corpo di Milena, avevano, diciamo, delle mini tracce di questa colorazione. Poi, facendo delle comparazioni, è stato smentito anche questo, voi l'ho confermato, cioè in realtà quel colore rosso-arancione non è attribuibile alla verniciatura che era solito utilizzare Lorenzo Bozzano. Allora, non c'è alcuna prova che la cintura da sub trovata sul corpo della vittima corrisponda a quella che aveva Lorenzo Bozzano. Che poi Lorenzo Bozzano avesse ceduto la cintura da sub e non si ricordasse chi, eccetera, questo è un dato di fatto, ma non c'è la possibilità di dire è quella là. Assolutamente no, certo, ci sono tutta una serie di cose che fanno capire che fosse un processo indiziario pacifico, cioè quindi, insomma, sì, gli elementi che convergevano su di lui erano chiaramente di matrice indiziaria. Il problema è che ce n'erano una serie che la lettura in primo grado non ritenne sufficiente per poter arrivare a una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. I giudici di appello, probabilmente ricostruendo i fatti in maniera diversa, a parità di condizioni, ma ponendoli in una prospettiva, diciamo, diversa, invece hanno ritenuto quegli elementi sufficienti per arrivare a una condanna, che poi la Cassazione ha confermato fondamentalmente. Lui come vi raccontava questa, insomma, la vita sua, insomma, subisce una brusca frenata, no? Cioè la sua traiettoria di vita si interrompe con la condanna definitiva, lui è già in carcere e in carcere ci resterà a lungo. Cosa vi ha raccontato di questo aspetto? Cioè, avete percepito la rabbia dell'innocente ingiustamente condannato, o questo elemento non c'era? Ma quando lo conosco io non ho percepito la rabbia di questo, assolutamente. E se n'era fatto una ragione e cercava anche di trovare delle occupazioni all'interno del carcere. E in più ha riconosciuto che lui non era più il ragazzo scapestrato, per cui non, però rabbia verso la condanna, verso la condizione, no, un affaticamento, sì, questo era molto affaticato, dei tratti di persecutori tipici un po' delle lunghe detenzioni, se vogliamo,
preoccupato per la sua salute, ma rabbia no, molto preoccupato per la famiglia, per la sua famiglia, anche per sua sorella, per le nipoti, cioè rabbia no, non era una, un'emozione che si percepisse, ecco. Io non l'ho mai sentito. Neanche rimpianti, io non li ho sentiti. Però visto che in questi anni chiedono sempre revisioni, no, per la qualunque, no, anche con dati molto certi, quant'altro. Come mai? Cioè, adesso non so se è stato o me lo sono perso io, però mi pare di non aver mai visto, diciamo, nessun tentativo di tentare, che ne so, una richiesta di revisione del processo, no? Andando proprio a fare, cioè, è stata fatta o me la sono persa io? Perché comunque gli elementi... Lorenzo Bozzano era un temporeggiatore, tant'è che tutti si concentrano su prima Milena che è salita, non è salita, e poi sugli indizi. Nessuno che si preoccupa di andare a vedere pezzettino per pezzettino cosa accade dopo che questa povera ragazzina, che insomma, è un dolore immenso, muore. E quello e le competenze che erano necessarie, una sola persona per gestire tutto quanto il resto. Bozzano di suo, che tanto era arrabbiatissimo con Laura Baccaro, era amico mio, che non sono assolutamente innocentista, ho tutti quanti i dubbi che vi ho espresso, ma non sono, e lui lo sapeva che non sono innocentista, né colpevolista innocentista, Laura Baccaro, che invece le crede, correggimi Laura se sbaglio, nella sua innocenza, ce l'aveva con lei perché sosteneva che lui era incapace di gestire compiti complessi. Lui era un temporeggiatore. Io ho detto, ma senti, che rimandava un'idea di sé inadeguata, un po' come faceva suo padre. Quindi probabilmente, sì, probabilmente sì. Questa dimensione qua gli ha evocato quel tipo di condizione, quindi l'ha associata negativamente a tutto quello che gli rimandava un'idea di sé inadeguata. Probabilmente era un po' uno dei punti critici della sua vita, quello. Lui nel 1983... Scusa, volevo aggiungere una cosa. E in più era anche una persona che aveva molta paura di fare del male, del sangue, di tutto quello che poteva accadere in tal senso, e questo me l'aveva confermato sua sorella. E, cioè, quindi anche degli aspetti proprio di paure, il terrore del sangue, di queste cose che non... oltre alla paura di fare male, cioè era uno questo già è più indicativo, pauroso anche. Capito? In quelle modalità comunque non ci sono stati atti lesivi tali da provocare perdite di sangue, però nell'altro sì, però si dice che ha anche paura, diciamo, di attuare una semplice violenza, però mi fa strano che non abbia poi chiesto, cioè questo dico, non aveva rabbia nei confronti di chi potenzialmente ha sbagliato, no? Nei suoi confronti a condannarlo, quindi una sorta di rassegnazione. Poi non ha mai chiesto aiuto fondamentalmente per uscire da questa condizione, è questo che mi lascia un attimino perplesso, perché quanti anni è rimasto in carcere? Perché diciamolo, io ad oggi non c'è più, giusto? Mi pare di ricordare che sia scomparso un paio d'anni fa. Sì, il 30 giugno del 21. Lui ha fatto 43 anni di carcere. Lui nel 1983 si muove sostenuto da quella che a quel tempo era ancora sua moglie, si muove... contattando Francesco Introna che fa la perizia e poi cercando l'amica del cuore di Milena per cercare un aggancio, un aiuto. Amica del cuore che Laura ha avuto modo di sentire. E quando io poi l'ho conosciuto, e anche negli ultimi anni, io non ho mai sentito rabbia da parte sua, come vi dicevo anche prima, non ho mai sentito... Gli ho chiesto, ma Lorenzo, come si fa? Tutti sempre professato innocente, come si fa a sopportare? Perché tutti mi chiedono, e me lo chiedo anch'io, e lui mi ha detto, guarda, io... è come se avessi avuto una malattia, un cancro, e ci faccio i conti, ormai la mia vita è andata in questo senso, e quindi era sostanzialmente rassegnato. Poi era un temporeggiatore, gli ho detto, senti, hai qualche carta da giocare, muoviti, ma ho una sola possibilità, beh, ma se non te la giochi non hai nessuna possibilità. Sembrava quasi che importasse più a te che a lui. Prego? Sembrava quasi che importasse più a te che a lui. No, io non ho mai spinto, no, perché non ho mai spinto sul discorso, gli chiedevo semplicemente perché... Lo stimolavi però su quella strada? No, lo intervistavo, gli ponevo delle domande, non che lo stimolasse perché no, io l'ho sempre detto... Ma secondo voi è improbabile, cioè una ipotesi campata per aria, pensare che lui e Milena in qualche modo avessero cominciato a frequentarsi? Cioè, ma... No. se lo vedevi Lorenzo ti stava proprio antipatico,
ma antipatico duro. Oltre che presuntuosi, sbruffoncelli, fastidiosi? Ma no, neanche presuntuoso. Era distaccato, con tono di voce molto, molto sgradevole, pur essendo molto educato. E, poi poteva guardare, siccome era anche molto timido e sempre molto sulle difensive, ti guardava un po' da... che sembrava in modo un po' stronzo, se vogliamo. In realtà studiava la persona perché la temeva, proprio per la sua timidezza. Era molto sensibile al giudizio negativo degli altri, quindi era un po' respingente. Molto sensibile, per cui molto prudente. E questo pezzo d'omone vestito anche e combinato come era all'epoca, con una macchina così sgangherata, con una ragazzina... Cioè, non è stile di Milena, non è plausibile secondo te che ci potesse essere un interesse, diciamo. Non era, poteva piacere, in effetti lui piaceva molto a persone più grandi della sua età, aveva anche una fidanzata di età maggiore, cioè lui piacevano le persone grandi, più adulte di lui, no? Anche perché gli davi almeno 10 anni in più, cioè era un omone. Ci hanno provato in primo grado a far dire a un testimone, che poi scomparirà nel 1989 in mare con la fidanzata, sì, in mare tempesta, a fargli dire che, cioè, dice questo testimone, dopo aver detto che non aveva mai visto Bozzano insieme con Milena Sutter, dice improvvisamente, testimone, che dice, sì, li ho visti in via Orsini che camminavano. Per fortuna di Bozzano, quando indica il periodo, la vittima era in vacanza e stava facendo sci. Io poi ho trovato tra le carte giudiziarie che questo signore che ha testimoniato aveva, oltre che qualche piccolo precedente penale, aveva un conto in sospeso con la giustizia. Erano io ho sentito sia l'avvocato Cavallero che l'avvocato Biondi, due avvocati di grande peso, tra l'altro, è stato così... disponibili e gentili a rispondere tutte quante le mie domande. E mi ricordo ancora quando via Sarotti, nello studio dell'avvocato Biondi nel 2011, mi fece il gesto che gli era morta tra le mani, perché loro hanno sempre creduto che non sia stato un omicidio volontario premeditato. Tant'è che io dicevo sempre, Lorenzo... Non hanno creduto un omicidio, però pensavano fosse stato lui. Sì, sì, lo consideravo colpevole, sì. Lui aveva due condanne, una ufficiale come rapitore e assassino di Milena Sutter. La condanna ufficiosa è che si conoscessero, che ci avesse provato, fosse successo qualcosa e che gli era morta tra le mani. Tant'è che quando viene assolto nel 73, subito dopo, esce la notizia dell'assoluzione e subito viene rimpiazzata dall'indiscrezione che parte dal giorno di Milano e poi arriva su Genova, il Camillo Arcuri che ho intervistato, che è morto qualche tempo fa, secondo cui c'è chi saprebbe la verità, perché che è il primo suo avvocato, non l'avvocato Romanelli, l'avvocato Marcellini, perché circolava questa voce che lui avesse confessato, ma io nel libro dico che non sta in piedi, che avesse confessato il suo avvocato il fatto che gli era morto. Questa era la convinzione vera dei colpevolisti. Okay. Ci chiedono, secondo voi, qual è la cosa che ha pesato di più per la sua condanna? Cioè, che quello che ha spinto proprio in maniera inesorabile verso questo destino? Secondo voi, diciamo, avendo visto, analizzato il tutto, i vari aspetti? Cosa ha pesato della personalità di Bozzano? O cosa ha pesato... In generale, tutto, in anche generale, come i vari indizi. Personalità che del quadro indiziario. Beh, dal punto di vista della personalità, sicuramente questa modalità che lui aveva di opporsi o di gestire, di raccontare bugie e questo, come dire, cosa ha pesato? Ha pesato il fatto che il corpo di Milena fosse ritrovato seminudo, secondo me. Questo ha pesato molto perché poi di fatto, pur non avendo la perizia medico-legale trovato evidenze a sostegno di violenza, che Milena non ha subito violenza,
lui ha ormai l'etichetta di mostro, ma di deviato sessuale. Sì, esatto. Questo peserà moltissimo, perché pur lui essendo, cioè pur essendo la condanna, l'ergastolo con l'imputazione di rapimento a scopo di estorsione, con azione, omicidio con azione di strozzamento probabile, soffocamento, di fatto lui viene ricordato come il deviato sessuale. Sì, paradossalmente l'elemento che invece non, è mai, non ha mai trovato riscontro, fondamentalmente. Che non ha mai trovato riscontro nella perizia. Questo, secondo me, viene... cioè noi parliamo di messi in scena, ecco, e quindi cosa ha pesato? Ha pesato questo, a mio avviso, oltre al suo, alle sue modalità, al suo non saper gestire e rapportarsi, il fatto che era... che un po' antipatico. Maurizio? Allora, io non direi quello che ha pesato sulla condanna, siccome, e io lo sottolineo, non ha avuto un giusto processo, e mi fermo qua, quindi non prendo neanche in considerazione la fondatezza della condanna, anche se di fatto poi ha avuto le sue conseguenze, preferisco pensare, visto che erano degli eccellenti investigatori, e anche il PM, il dottor Nicolo Marvulli, che è stato, come sapete, presidente della Corte di Cassazione, era un eccellente investigatore, l'ho intervistato due volte. Quello che mi ha colpito, mi ricordo anche la prima telefonata con la quattro Gamalero, dico: io sento che avete una certezza soggettiva voi, ma ancora non sapevo tante cose, sulla colpevolezza di Lorenzo Bolzano. Questa cosa mi interessa e vorrei capire perché. Da cosa nasce questo? Dal fatto che tra quello che dice il suo primo avvocato Marcellino, che dice mi ha confessato che gli è morta tra le mani, quello che racconta il padre di Lorenzo Bolzano nelle sue lettere, tra come viene profilato dall'uno, da come viene presentato quest'altra cosa dall'altro, ha portato, insieme con gli indizi che abbiamo visto, ha portato la convinzione ferma da parte degli inquirenti che il caso fosse non a sfondo non strettamente economico, diciamo la verità. Anche perché 50 allora milioni... Allora sono convinti che fosse a scopo sessuale poi la questione. Sì. Questo credo che abbia pesato nel trasformarlo, prima ancora che l'assassino condannato, nel mostro. Cioè il tribunale psichiatrico l'ha condannato molto prima del tribunale giudiziario. Sì, mi ricordo quando il dottor Marvulli, che mi ricevette a casa sua a Genova nel 2011, mi disse la cosa che non riesco a capacitarmi, come mai Bolzano non si sia pentito di quello che ha fatto, e non si riferiva a un sequestro, certo, per portare a casa qualche cosa, certo, 50 milioni di lire, ma arresto. E quindi questo li ha anche molto provati emotivamente, perché mi rendo conto che di fronte, però non è che dalle mettere insieme due cose che secondo me non hanno molto senso. Ecco, vi dico una cosa a questo proposito, perché la ricerca di Laura Bacco ha fatto un lavoro enorme sulla figura di Lorenzo Bolzano. Io nell'ambito dell'Università di Verona, certo, interculturale, abbiamo lavorato sul caso, e ho fatto analizzare anche sul piano, ho fatto fare una tesi di laurea con un correlatore professore di logica e argomentazione giuridica. Posso dirvi che sia la sentenza del giudice istruttore, che a quel tempo c'era il giudice istruttore, che quella di condanna, non hanno nessuna argomentazione che sia logicamente fondata, o sono fallaci o abduzioni, perché partono da premesse probabili o addirittura infondate per arrivare a delle certezze. Quindi come si va a parlare di condanna quando uno non argomenta una, giusta? Una. Il rimando è al vostro testo, perché ci avete incuriosito, quindi allora vogliamo veramente capire fino in fondo quali molto sono... molto approfondito, perché hanno, tutti gli accenni che sono stati fatti sono stati approfonditi, poi, documentati con citazioni. Se sono appassionato di questo caso, mi pare di capire che così sia, e vogliono avere maggiori indicazioni anche sugli aspetti controversi di questa vicenda, indubbiamente questo è un testo che vi suggeriamo ovviamente di acquistare, di leggere, magari poi ne possiamo parlare più avanti con col senno, diciamo, di chi ha letto il testo e che magari ha anche degli aspetti più specifici da sottoporre. Altre domande da fare. Degli comunque, autori. Quello che leggevo stasera è stato il fatto comunque di riaccendere un bruttissimo ricordo, no, della cronaca italiana, perché leggevo che molti di loro erano piccoli, ricordano il caso, le raccomandazioni delle madri, quindi sono venuti un attimino qui a rivivere forse quei brutti momenti, a cercare di capire di più, ma anche le nuove generazioni erano incuriosite. Dopo, in Liguria, io sono una ligure nata nel 73,
Io il riferimento alla vicenda di Milena Sutter, da bambina ho imparato a acquisire questo dato, perché molto spesso veniva fatto rimando per insomma renderci un po' più consapevoli dei rischi di rapimento facendo riferimento a Milena. Quindi il caso di Milena era diventato un po' come una sorta di favola noir, no? Quindi veniva raccontata a noi bambini con l'obiettivo di fare attenzione, perché se no fai la fine di Milena Sutter. Quindi era una storia che era entrata fortemente nell'immaginario collettivo, e i genitori temevano quello che era successo a Milena, perché era un po' l'incubo peggiore che potesse accadere anche a loro e ai loro figli. E io sono figlia di quell'epoca e figlia proprio dello stesso territorio, quindi me lo ricordo bene anch'io da questo punto di vista. È un caso che ha segnato profondamente l'immaginario collettivo, non soltanto di noi liguri, ma a livello nazionale. Certo che noi lì eravamo lì, e quindi è chiaro che negli ancora anni più infatti, il ricordo era vivissimo di questa vicenda, insomma. Ricordo anche sì, mia madre. E poi mediaticamente viene tra i primi casi che viene portato, no? Diciamo di importanza anche a livello mediatico, in un'epoca in cui comunque i media cominciavano ad avere un certo potere, un certo spazio. Certo. Indubbiamente questo è un caso che ha fatto scuola anche sotto questo profilo, insomma. Sì. Tieni presente, Roberta, che quando viene rilasciato dopo il fermo Bozzano, su input del suo avvocato, il Marcellini, viene intervistato, io ho l'intervista, viene intervistato dalla RAI, da Emilia Pastorino. Fa una conferenza stampa, voglio dire. Ecco, c'è da dire una cosa, che innanzitutto il dolore, io solo so quanto pianto per questo caso, per il dolore della famiglia e di questa ragazzina a 13 anni, che è stata una persona generosa, una splendida, insomma, è una cosa che leggi sul diario, una cosa che ti prende. Poi capirete come ci si sente se ti viene l'atroce sospetto che ci hanno raccontato una storia che non è quella che è accaduta. Questo è ancora più inquietante. Però per riuscire a capire un po' di più, sicuramente il vostro testo è prezioso. Quindi invitiamo i nostri amici ad acquistarlo e a leggerlo. E a questo punto vi ringraziamo per il tempo e le informazioni interessanti che ci avete reso questa sera. Quindi grazie a Laura Baccaro e a Maurizio Forte, autori del testo, ve lo facciamo rivedere un'ultima volta, Il biondino della Spider Rossa, che affronta proprio il caso in maniera critica, ma insomma atti e carte alla mano, e vi diamo appuntamento prossimamente su questi schermi con altri approfondimenti su altri casi che ancora adesso insomma ci interessano, ci scuotono profondamente e continuano a porci delle domande importanti. Grazie a tutti, grazie a Giovanni per il compagno di viaggio, e naturalmente a tutti quelli che sono stati con noi questa sera. Buona serata, amici. Arrivederci. Aspetta che chiudiamo.